priorità per noi è tornare ad aprire i nostri locali e tornare a lavorare, cosa che ancora in questo momento non riusciamo a fare. Che sia anche con i motori meno che al minimo, quindi facendo soltanto ristorazione bar, e che sia in un futuro con date certe, protocolli attuabili, il ballo, chiediamo di tornare a lavorare e a fare il nostro lavoro e a far divertire i nostri giovani che non possiamo più vedere certe scene nelle piazze e certe scene di brutto divertimento in giro per l'Italia. I dati delle sperimentazioni in Inghilterra, in Olanda, in Spagna, dove abbiamo visto che ci si può divertire in estrema sicurezza rispettando anche le normali norme di sicurezza anti-Covid. Ecco, la nostra speranza è quella di riuscire a ripartire a lavorare senza che i protocolli ci danneggino troppo e senza far sì che tutto quanto il mondo della notte sia l'unico che dipenda da questo famoso Green Pass o dai tamponi. Il protocollo che stiamo predisponendo lo portiamo avanti con tutto quanto il Sindacato Italiano Locali da Ballo in collaborazione con Confcommercio e vogliamo dare la disponibilità di utilizzo di tutti quanti i nostri locali per far sì di sensibilizzare attraverso degli hub vaccinali diurni oppure anche notturni la possibilità di vaccinare anche i più giovani. Visto che comunque ci sono un po' di perplessità sul fatto che i giovani si possano vaccinare o meno, la nostra idea era quella proprio di andare a vaccinarli dove? Nei posti che loro frequentano e che amano di più frequentare, quindi i locali notturni, in questo caso le discoteche.